Ben ritrovati. Oggi qui a Milano diluvia. È da ieri sera che è iniziato, ci sono le strade allagate, un tempo infame. Contemporaneamente, a parte la camera storta, eccoci qua. Contemporaneamente so da amici del Piemonte che lì addirittura nevica, quindi siamo tutti messi molto male. Cosa ho fatto stamattina? Sono uscita per commissioni, spese, tutte cose così e ho comprato altri due rossetti. Però oggi voglio fare un esperimento nuovo con voi, ossia prove su strada. Li ho acquistati e li indosserò in diretta con voi. Non guardate, non sono truccato, ho fatto solo la riga agli occhi e basta, ma ho anche un mal di testa ferocissimo. Però voglio vedere l'effetto che fanno. Ovviamente immaginate un trucco, una cosa così. Ho preso un rossetto che a me è sempre mancato, un nude. E poi ne ho preso uno della nuova serie della Wet n Wild, sono entrambi Wet n Wild infatti. Uno è un nude e per la precisione il Bare It All 902, mentre questo è la collezione Satin e Fuchsia with a Blue Pearl, Pearl fa tanto pirla, quindi no, fa Pearl. Allora, io ho cercato di sistemare le labbra il meglio che potevo. Provo senz'altro il nude. Allora, questo è lo swatch. È un nude. Quando capirò come mettere le mani sarà sempre troppo tardi. Eccola. È un nude neutro. Come vedete proprio neutralizza. Almeno a me toglie il colore. Ovvio che così sembra una morta. Con un bello smoky, un trucco così. Però una sola passata, vedete che si siede e non va nelle pieghe, non confortevole. Vabbè, ci sta. Adesso vediamo. Puh, che schifo. Ecco, si fa come fanno le più note YouTuber. Le guru del make-up. C'ho rossetto dappertutto, chi se ne frega. E questo era Bare It All. E adesso ci proviamo a questo che è un finish satin, quindi non sarà molto coprente. È Fuchsia with Blue Pearl e non pirla. Questo è lo swatch. Vedete che è molto leggero, molto scivoloso come rossetto. Per me durerà una cippa, però. Sì, diciamo che colora le labbra e che alla luce. Vedete che dà questo riflesso blu. Non so, questi sono i due, Bare It All e Fuchsia with Blue Pearl, per neanche 5 euro. Due colori così mi mancavano, ci possono stare. Basta. Questo è l'acquisto di oggi. Oh, ma non è che posso comprarmi 10 rossetti tutte le settimane. Già mio marito stamattina mi ha fatto storie. Lui che di solito non mette bocca in queste cose, quando gli ho detto che dovevo fare un salto all'OVS, mi ha detto perché? E gli ho detto mi mancano due rossetti. Ma se ne ha comprati 3 settimane scorsa.
capito, ma ho sbagliato i colori. Non è vero, non avevo sbagliato i colori. Gli ho detto, mi sono dimenticata due colori basilari. Non li hai? No. Va bene. Tanto poi me li pago io, cioè voglio dire. Sì, struccata un po'. Carina. Certo, se facessi gli swatch col viso truccato starebbero anche meglio. Era tanto per farvi vedere, comunque sia. Ovvio, quelli fatti col tubetto così sono quelli matte, hanno una tenuta pazzesca. Questi sono quelli un po' bombati, vedete, c'è la differenza anche di taglio, questo è sbiecato, questo invece così. Un po' più cicciottello la confezione, il taglio è differente, questo è a sbieco, questo è quasi piatto, entrambi hanno questa mania schifosa del mezzo rossetto fuori, quindi ogni volta che uno infila deve stare attento, se no lascia giù il rossetto nel cappuccio, sì. No, non mi dispiace questo qui. Bocca a chiulo di gallina. Spero vi piacciono. Sì, ci stanno questi rossetti così. 4,97 euro, 98, 2. Neanche 5 euro, ti fai due rossetti, ti cambi un po' di colori. A me mancava sinceramente un nude. Ripeto, non li ho mai usati perché so già da me che mi stanno da schifo. Però magari se faccio un trucco molto carico sugli occhi, mettere anche un rossetto violento fa un po' donna di malaffare. E quindi ho detto, vediamo, visto che il dettame della moda è quello di avere il trucco forte sugli occhi e sdrammatizzare molto sulle labbra, quindi annullarle, prendiamo questo nude. Ho visto dei video. C'è chi dice che il Burrito l'assomigli a Pink Plaid, c'è chi o Teddy qualcosa, o Pink Teddy, insomma un qualche rossetto della MAC, non lo so, non mi interessa. Essendo un rossetto che credo userò pochissimo, ho preferito prenderne uno della Wet n Wild, che comunque io trovo ottimi, e spendere quei 2 euro che costano, 2,80, 2,90, piuttosto che spendere 18-19 euro per un rossetto MAC che poteva star lì nel cassetto fino alla consumazione dei secoli. Magari uno di questi giorni, quando farò un nuovo video, se avrò il tempo di farmi un trucco decente, una cosa così, proverò l'effetto smoky carico con labbra nude e poi vedremo se sarà una cosa che funziona su di me oppure errore clamoroso. Ovvio, che i rossetti sono molto soggettivi e vanno con l'incarnato, con la pigmentazione di base anche del labbro. Le mie labbra sono abbastanza cariche, non si fatica a coprirle con un colore così. Questo copre bene, su questo non ci piove. È anche vero che insomma. Io, ripeto, non mi ci vedo con i colori nude sulle labbra, però bisogna anche entrare nel farci l'abitudine, magari lo metti il primo giorno, non ti ci vedi, il secondo, il terzo, si fa l'abitudine, come si fa l'abitudine un po' con tutto. Spero, di avervi fatto un video quantomeno decente, io so che i miei video make-up sono sempre una tragedia, eppure mi ostino a farli perché ogni tanto mi piace cambiare argomento. Con questo vi saluto, vi auguro una buona fine settimana. Speriamo che il tempo, non dico migliori, ma che non peggiori ulteriormente. E alla prossima. Ciao.